Buonasera, buonasera ai web ascoltatori di Liberi.tv, ritorna a Spazio Società Libera dopo la pausa estiva. Abbiamo in collegamento, come di consueto, il direttore di Società Libera, Vincenzo Lita. Vincenzo, buonasera e benvenuto. Buonasera a te Marco e a tutti voi. Grazie. E ricominciano le trasmissioni Spazio Società Libera dopo la pausa estiva, l'ho appena detto. E ricominciano dopo il mese di agosto le attività, anche le attività di Società Libera, per cui tutto ciò che tutti diciamo, i vagoni che vengono spinti da Vincenzo Lita su tutte le attività in itinere di questa associazione. Noi ricordiamo il sito internet per tutte le informazioni, per iscriversi, per andare a fare degli approfondimenti, che è www.societalibera.org. Stasera, Vincenzo, io ho quattro domande per te, quindi ci dobbiamo distribuire i 28 minuti che ci restano su queste quattro domande. Io parto subito direttamente con la prima. Interessa conoscere una tua valutazione, una tua riflessione sulla situazione politica. Bella domanda Marco, perché come dire, è una domanda dalle 100 pistole questa. La mia valutazione sulla situazione politica. Ma devo dirti, guarda, io mi sono assentato nel mese di agosto per 20 giorni e sono ritornato in Italia ai primi di settembre. E ho avuto questo impatto con i mezzi di informazione. Mi è sembrato, vedendo il primo telegiornale, leggendo il primo giornale, di non essere mai andato via per 20 giorni dall'Italia. Quindi mi è sembrato, come dire, di essere stato qui per tutto il tempo. E Che prima si questo. parlava di agibilità e hai trovato che ti continuano a parlare di l'agibilità politica di qualcuno. Di qualcuno, di Berlusconi, il PD ci ricorda tutti i giorni che la legge è uguale per tutti. Gli altri dicono le cose che dicono e via dicendo. Quindi la prima riflessione da fare è stallo. Siamo in presenza di uno stallo politico che prima o poi, credo, per quello che posso vedere io, a partire già da dopodomani sera, quando la giunta si riunirà al Senato per l'ennesima volta, ci sarà un voto e questo voto, come dire, allungherà un po' i tempi, ma alla fine credo che nell'arco del mese di ottobre oramai i giochi finiranno in Senato direttamente in aula. Adesso si è Vincenzo, scusa, aperto una. è Dimmi. vero che da questo punto di vista c'è uno stallo politico, anche in casa PD le cose non vanno, diciamo, molto bene, Renzi, Rottamatore, Giovani Turchi e via discorrendo. Però la politica non sta in effetti ferma, perché una proposta politica seria, un vero e proprio programma di governo alternativo, posto che c'è un governo che in ogni caso comunque sta lavorando, no? Ma al di là di questo, la proposta politica, un vero e proprio programma di governo, l'hanno messo in campo i radicali con i 12 quesiti referendari, 6 su tutti i proiettati sulla riforma della giustizia e 6 invece sui diritti civili. Vuoi dirci anche una tua opinione su questo? Beh, io sui 6 referendum radicali che in qualche modo si rifanno al mondo della giustizia sono perfettamente d'accordo. Così come su alcuni, come dire, sicuramente che riguardano i diritti civili. Però vedi Marco, io non credo che le iniziative referendarie a cui partecipiamo come Società Libera, io ho firmato a Roma prima di andare all'estero, possano essere al centro del dibattito politico, perché la situazione è così ingarbugliata che in qualche modo, come dire, questo si vengono a porre un po' all'apere dei giochi politici. Qui come dire, il panorama è essenzialmente monopolizzato da due aspetti. Da una parte dalla situazione del PDL e da che cosa farà il senatore Berlusconi. E dall'altra parte dai giochi, come tu giustamente richiamavi, che non sono molto semplici e né facili da capire, dai giochi all'interno del PD in vista sia del congresso e sia delle prossime elezioni politiche. E, come dire, i due nodi da sciogliere sono questi. Su questi due nodi io vedo e intravedo molta confusione.
Noi come società libera non siamo mai stati amanti evidentemente dell'azione politica del PDL, specialmente quella espressa in questi ultimi anni. Ma oggi devo dire che nel momento in cui si profilava un governo Bersani-Vendola alle ultime elezioni, come dire, la rimonta del senatore Berlusconi ha fatto bene, come dire, all'asse politico nel suo insieme. Perché? Perché ha interrotto, come dire, un ritorno al passato, perché non per il povero Bersani, a cui semmai va anche parte della mia stima, ma con un governo Bersani-Vendola mi verrebbe da dire che Vendola non si è ancora accorto, non ha ancora capito che il muro di Berlino è caduto qualche ventennio fa, a questo punto molto più di un ventennio fa. E quindi questo governo, la soluzione del governo Letta, a me in questo momento personalmente, come dire, non dispiace, perché il governo è retto da un primo ministro che esprime alcune idee politiche, è serio, come dire, come persona e come uomo politico. Quanto parla, voglio dire, lo si ascolta anche volentieri, perché parla in termini con un linguaggio politico e via dicendo, cosa che non si può dire evidentemente né sul suo versante destro né sul suo versante sinistro. Berlusconi aveva recuperato molto in termini di credibilità nel momento in cui aveva dato per primo l'idea che questo paese avesse bisogno di un governo di larghe coalizioni. Ha fatto il governo e gli è andato tutto abbastanza bene finché non siamo arrivati alla condanna definitiva. A lui non restava che una strada, che era quella di dimettersi da senatore senza fare tutta questa manfrina e aspettare tutta questa roba, rimettersi nelle mani, come dire, della giustizia, scegliere le due strade che c'ha davanti, che sono affidamento in prova ai servizi sociali o agli arresti domiciliari, e in tutti i casi fuori dal Parlamento nessuno gli avrebbe mai potuto vedare di continuare ad essere il leader di una parte politica. E via dicendo. Quindi non si capisce, o non si è capito fino a un certo punto, tutto questo suo attaccamento ad un seggio che poi, come dire, non onora neppure in termini di lavoro e di lavori parlamentari. E qui da lì in poi ha iniziato, come dire, a sbagliare minacciando il governo, e quindi oggi è molto diffuso anche nell'opinione pubblica che per colpa e per conto di fatti personali che attengono ad una personalità politica, se vuoi anche di primo piano come egli è, però il paese rischia una nuova crisi politica. E dall'altra parte abbiamo un PD che ha rincorso, come dire, questo momento confusionale di Berlusconi, che un giorno, negli giorni scorsi appunto, un giorno voleva far cadere il governo, l'altro giorno lo salvava e via dicendo, ancora oggi non si sa bene come voglia uscirsene da questa situazione. Se io potessi dargli un consiglio, come dire, dimettiti domani mattina da senatore e facciamola finita qui con questa manfrina politica. Però ha trovato buon gioco e buona sponda dall'altra parte nel momento in cui il PD come dire, si è appassionato molto a questa vicenda, avendo alle spalle che cosa? Avendo alle spalle una situazione estremamente confusa in vista del suo congresso. Mi sembra di averlo fatto già altre volte, lo rifaccio adesso. Se prima ho espresso una certa simpatia politica per l'uomo politico Letta, non posso e non mi va di dire la stessa cosa per quanto riguarda l'uomo politico Renzi, anche perché a mio modesto avviso qui di politica c'è ben poco, ci sono molte battute pungenti, sagaci in alcuni momenti e via dicendo, che gli è dato più che dalla sua preparazione politica e da una visione strategica chiara sul futuro del paese, dal fatto che è un toscano e quindi, come tutti i toscani, ha la battuta felice e pronta. Ma al di là di questo, voglio dire, non vedo in Renzi la stoffa di un primo ministro capace di tirar fuori il paese da questa palude in cui si è andata a cacciare.
E quindi questa manfrina, come io amo definirla, non finirà così, non finirà neppure con l'uscita di Berlusconi dall'aula del Senato. Continuerà finché all'interno del PD i rapporti non si chiariranno in un modo o nell'altro. Io mi auguro che vuoi per il bene del PD, ma vuoi per il bene anche dell'Italia, come dire, Renzi venga ridimensionato, perché non possiamo affidarci ad un uomo che un giorno dice una cosa e il giorno poi dice delle cose un po' diverse, no? Un giorno in cui dice che si sente fiero di essere italiano e quindi deve appoggiare un governo del primo ministro, oltretutto espressione del suo partito, e il giorno dopo attacca con, non dico con veemenza, ma con astuzia, attacca il povero Letta e via dicendo. Così non andiamo da nessuna parte. Certo. Non andiamo così come non andiamo da nessuna parte con slogan ormai vecchi e desueti, tipo rottamazione, non rottamazione, via dicendo. Vedi, stamattina alle 6 ero collegato a Rai News 24 per guardare la rassegna stampa, e a un certo punto, parlando di borse, una giornalista ci ha spiegato che oggi la borsa di Tokyo è chiusa. Io ho scoperto che oggi la borsa di Tokyo è chiusa perché oggi è la giornata del rispetto degli anziani in Giappone, no? Se il rispetto per la giornata degli anziani diventa festa nazionale in un paese come il Giappone, mi è tornato proprio in mente Renzi e i suoi discorsi sulla rottamazione. Vuol dire che non ci siamo da questo punto di vista. Scusa, io ti ho interrotto, volevi... Assolutamente, anzi è stata, diciamo, penso che hai fatto, così dice, un ragionamento che è legato da un filologico e che porta da una parte all'altra. E guarda, quindi... volevo chiederti, perché il tempo purtroppo ci sfugge sempre di mano, se volevi concludere su questa tua valutazione e riflessione sulla situazione del governo, della politica italiana, e vogliamo passare alle cose che riguardano più strettamente società libera e le iniziative, non lo so, dimmi tu. La mia valutazione in grande sintesi è questa: navigheremo ancora per qualche tempo nella palude finché nel PD non si chiariranno quali sono effettivamente i rapporti di forza. Fermo restando che uno dei primi tasselli per venire fuori dalla palude e fare un attimo di chiarezza è come si comporterà Berlusconi, cioè se si farà cacciare con un braccio di ferro e con una prova di forza all'interno dal Senato, oppure lui stesso capirà che deve fare un passo indietro, che questo non significa, almeno per quanto mi riguarda, ad andarsene a casa, ma può continuare tranquillamente a guidare e il suo partito, anche se in maniera evidentemente più disagiata di quanto lo possa fare adesso. Quindi c'è questo primo step. Il secondo step è che cosa succederà nelle prossimissime settimane all'interno del PD. In tutti i casi, in mancanza di chiarezza sia a destra che a sinistra, preferisco tenermi il governo Letta, che non è un gran governo, nel senso che è buona per una piccola navigazione interna di tipo domestica. Il governo Letta non cambierà l'Italia, non farà le riforme di cui ha bisogno, gli mancano i numeri, la consistenza e lo spessore sia parlamentare che politica di chi l'appoggia e via dicendo. Comunque non sarà questo un governo di svolta, ma è un governo capace di portarci pian piano in un mare più tranquillo. Questa è la mia valutazione in grande sintesi della situazione politica. Bene, per così dire, bene. Passiamo allora adesso alle attività di società libera. Passiamo dall'attività che è un po' più lontano, mancano poco meno due mesi. State preparando un convegno sulla criminalità che, se non sbaglio, si terrà a Firenze. Sì, infatti, terremo questo convegno a Firenze sabato 16 marzo. Che vuole essere un po' il prosieguo di una cosa a cui tu stesso hai partecipato, cioè del convegno di Salerno su Stato e criminalità. Qui spostiamo un po' il tiro dallo Stato
agli enti locali e alla presenza della mafia negli enti locali. E lo terremo non a caso in Toscana, a Firenze. Avrete visto, avrei visto sui mezzi di informazione di una settimana fa, come dire, la scoperta che oltre alla Camorra in Toscana, per esempio, è molto presente l'Andrangheta e cose di questo tipo. Allora qui il problema non è evidentemente legato solamente alla Toscana e via dicendo, è legato al fatto che mentre la classe politica è presa da tutti i problemi che noi cercavamo di dipanare prima e di capirci qualcosa prima, il discorso sul crimine organizzato continua ad aggravarsi perché esula ormai dalle famose tradizionali regioni del Mezzogiorno d'Italia e si è avviato, come dire, ad avere una presenza capillare in altre regioni. Pensiamo all'Emilia Romagna, pensiamo alla Toscana, pensiamo alla stessa Lombardia, cose impensabili, dove naturalmente non c'è un controllo del territorio così come avviene nel centro-sud, un controllo del territorio tipo militare, come dire, quotidiano e via dicendo, ma si scopre man mano andando avanti la presenza del crimine organizzato in quello che è il business locale di queste regioni. Pensiamo ai movimenti di terra, pensiamo alle pompe di benzina, pensiamo a mille altre attività che, come dire, 10 anni fa, 15 anni fa erano completamente al riparo da un certo tipo di crimini organizzati. Su questo vogliamo ragionare chiamando come al solito a ragionare chi di questi fatti sa. Mi riferisco al nuovo procuratore nazionale antimafia, mi riferisco al prefetto di Firenze, mi riferisco, anche se non abbiamo ancora conferma, al capo della polizia e poi portando due esperienze di due comuni interessati al fenomeno e paragonando poi il tipo, come dire, di intervento del crimine organizzato del centro nord rispetto a quello del sud, inviteremo nei prossimi giorni, lo stiamo valutando adesso, su chi, due sindaci, uno del sud e uno toscano, appunto, per mettere a confronto, come dire, le due realtà. Noi continuiamo su questa strada del crimine organizzato perché, come tu sai, crediamo che sia un problema del tutto sottovalutato nel paese. Diciamo, questa legislatura i 1000 parlamentari non si sono neanche posti il problema se è il caso di rimettere in piedi la commissione antimafia, perché quella precedente è decaduta con il finire della legislatura. Per mettere in piedi una commissione bicamerale ci vuole una legge, e tutti questi mesi che sono passati nessuno si è posto neanche lontanamente al problema, e già questo qui la dice lunga. È un indice, è una spia, perché evidentemente ci siamo studiati gli atti di quella commissione bicamerale antimafia della scorsa legislatura, non è mai, come sappiamo, non è mai andata in aula, però gli atti ci sono, il lavoro è stato prodotto e noi più volte abbiamo detto, sia nel convegno di Salerno e sia nelle nostre chiacchierate su Liberi TV, che in qualche modo c'erano dei passi, degli spunti, estremamente, delle affermazioni estremamente interessanti e significative da cui e su cui poter partire per allargare ancora di più il discorso. Certo. Su questo hai perfettamente ragione, Marco. Quegli atti purtroppo, ahimè, resteranno soltanto a disposizione degli storici se il futuro avrà una memoria. E Vincenzo, sì, quindi questo appuntamento qui si sta delineando, avremo modo di riparlarne, c'è ancora, diciamo, un bel po' di tempo. Invece ci sono degli appuntamenti più vicini, come la risoluzione al Parlamento europeo. State lavorando per questa risoluzione al Parlamento europeo, che si lega poi dopo alla marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi, delle minoranze. Certo. Quindi come stanno andando i lavori al Parlamento europeo per arrivare a questa risoluzione per rendire la giornata europea in favore dei popoli oppressi?
Su questo non mi posso ancora esprimere perché noi abbiamo presentato una risoluzione, così come indicato dai regolamenti del Parlamento europeo, non è più lunga di 200 parole. L'abbiamo presentato, abbiamo avvicinato alcuni parlamentari europei, sia italiani che stranieri, perché il regolamento prevede che devono esserci 10 parlamentari per poter presentare una risoluzione. Una volta presentata, e questa presentazione arriverà nei primissimi giorni di ottobre, noi avremo 90 giorni di tempo per raccogliere la metà le firme, quindi le adesioni, di metà più uno dei parlamentari europei affinché la stessa risoluzione non decada e possa andare in aula prima dello scioglimento del Parlamento europeo, che come sappiamo purtroppo però è molto vicino, visto che a primavera sarà sciolto, perché appunto a primavera ci saranno le nuove elezioni europee. Quindi una volta presentata la risoluzione abbiamo 90 giorni di tempo per raccogliere più di 350 firme, visto che i parlamentari europei oramai sono quasi 800 unità e via dicendo. Quindi più là potremo tassare il polso per vedere se un minimo d'adesione c'è. Noi ce la metteremo tutta anche con le marce, perché se inizieremo la raccolta di firme dei parlamentari nei primissimi giorni di ottobre, non a caso il 19 ottobre alle ore 17 nelle quattro capitali, cioè Parigi, Bruxelles, Berlino e Roma, noi terremo le nostre marce per la libertà dei popoli oppressi. E qui naturalmente vorremmo far sentire la nostra voce affinché arrivi anche a Strasburgo, come dire, per incoraggiare, per invogliare chi in qualche modo, pur trovandosi davanti a questa risoluzione, dovesse essere ancora tiepido nei confronti di questa iniziativa, che non è una grande iniziativa, significa far riconoscere al Parlamento europeo l'esistenza di una giornata da dedicare alle minoranze dei popoli oppressi. Quindi potrebbe anche passare facilmente, o all'inverso però c'è il pericolo, perché non essendo una grande iniziativa di chissà quale spessore politico internazionale, come dire, potrebbe essere anche accantonata o dimenticata lì. Noi faremo di tutto affinché questo non succeda e utilizzeremo anche le quattro marce di quest'anno in tal senso. Dopo tre anni. I lavori preparatori appunto delle marce come stanno andando? Come sta proseguendo? Direi che stanno andando bene, in modo particolare, come al solito, sempre molto di più a Parigi e a Berlino, perché riscontriamo altre sensibilità rispetto a quella italiana. Come dire, perché qui siamo affaccendati in tutt'altre cose, e poi, come amo spesso dire io, noi ci occupiamo molto più delle nostre libertà domestiche, no? Per noi il concetto di libertà si ferma un po' al Brennero, come dire, quello che poi succede in giro per il mondo ci interessa relativamente, anche perché come popolo non siamo mai stati amanti della politica internazionale, ammesso che i diritti umani possono rientrare nell'alveo del diritto internazionale, della politica internazionale. Una buona notizia è proprio tre giorni fa Rebia Kadir, la leader spirituale degli Uiguri, ci ha fatto sapere che quest'anno, il 19 di ottobre, sarà ancora una volta e per la terza volta a Roma a guidare la marcia internazionale per la libertà di Roma. Questo ci fa piacere, perché è una persona con uno spessore internazionale non indifferente, del tutto credibile in giro per il mondo, visto che ha pagato sulla sua pelle e sulla pelle della sua famiglia quelli che sono stati pessimi rapporti alla fine, finché non è venuta via dalla Cina con i cinesi e via dicendo. Quindi a Roma abbiamo questa presenza molto qualificata, come è accaduto negli ultimi anni. E la marcia, come al solito, partirà da Piazza Bocca della Verità, oppure è stato già delineato il percorso? Quest'anno penso che, non essendoci più Alemanno, si possa fare una marcia nel vero senso della parola, visto che
in altra occasione, sì, voglio dire, si è potuto fare solo, si è potuto marciare solo intorno alla piazza, insomma. Sì. Ma quest'anno marceremo un po', perché abbiamo già l'autorizzazione della Questura di Roma, partiremo alle 17 appunto da Piazza Bocca della Verità, per andare verso Piazza Venezia, attraverseremo via delle Botteghe Oscure, sfoceremo in Piazza del Gesù e da lì Corso Vittorio, Piazza Argentina e poi ancora un pezzo di Corso Vittorio per terminare la marcia in un posto a mio avviso estremamente simbolico per la libertà, che è Piazza Campo dei Fiori. Infatti abbiamo chiesto di collocare il piccolo palchetto su cui concludere con alcuni nostri discorsi, in modo particolare di quella di Rebbi Agadir, la nostra manifestazione che quest'anno, partendo più tardi, arrivando più tardi, quindi ci permetterà di fare anche una fiaccolata finale in Piazza Campo dei Fiori, di allestire un palco sotto il monumento di Giordano Bruno, e quindi è significativo anche per questo. Dimmi, Marco. Vincenzo, abbiamo a disposizione, ahimè, soltanto 3 minuti. Io sto combattendo contro un telefono che mi squilla. No. Abbiamo a disposizione 3 minuti, per cui a te la parola per e parlarci un po' della tua associazione, dello stato di salute di Società Libera, ai nostri web ascoltatori, e poi dopo niente, facciamo l'appello finale, l'appuntamento appunto per il 19 di ottobre. Sì, io mi permetti, Marco, se mi permetti, vorrei lanciare subito un appello agli amici che ci ascoltano, perché noi abbiamo aperto un link sul sito di Società Libera, che tu richiamavi all'inizio della nostra chiacchierata, in cui vogliamo raccogliere delle adesioni alla marcia, questo indipendentemente da poi chi fisicamente si recherà a Roma, a Parigi, a Bruxelles o a Berlino. È importante dare l'adesione, anche perché poi quelle adesioni vengono osservate da amici e da non amici, voglio dire. E quindi è importante che l'elenco sia nutrito, sia rappresentativo, sia lungo. Quindi, anche se non verrete alle marce di Roma e delle altre città, non fateci mancare, come dire, la vostra adesione sul sito di Società Libera. Questo, certo, è l'appello che mi sento di rivolgere. Per quanto riguarda lo stato di salute di Società Libera in questo momento, direi che, volendolo definire con un aggettivo, lo trovo energico. Abbiamo in cantiere una serie infinita di iniziative in questi 2 mesi, che vanno ancora dalla presentazione del rapporto, dell'11° rapporto che quest'anno è stato presentato in più città d'Italia, ancora il 19, cioè fra 3 giorni lo presenteremo agli amici del Circolo Posillipo a Napoli, appunto il 19 sera alle ore 19. Lo presenteremo ancora successivamente a Salerno. È in cantiere un convegno di cui poi mi piacerebbe parlare un giorno, un convegno ad Arezzo a fine novembre sulla scuola, in cui ci presenteremo con alcune iniziative, con alcune proposte concrete che sono frutti di un lavoro espresso negli ultimi anni, ma in modo particolare nell'ultimo anno, nell'ambito del rapporto nel settore che riguarda la scuola. Anticipo quindi, qui, la butto lì, tanto mi servono 4 secondi. Perché non eleggere direttamente, fare eleggere dalle famiglie e dai genitori e per le classi più avanti con l'età, dagli stessi studenti, i presidi e i dirigenti scolastici in questo paese, se vogliamo dare, come dire, un colpo a quella che è la stagnazione della scuola, a quella che è l'autoreferenzialità di una certa dirigenza scolastica in questo paese. Parliamo tanto di autonomia, di liberalizzazione e via dicendo, come dire, proviamo a fare proposte di questo tipo, vediamo che reazioni avranno nel paese. Non ti rubo altro tempo, a te l'appello finale. E con questa ottima, direi, domanda, noi salutiamo i nostri web ascoltatori, dando appuntamento a fra più o meno 2 settimane, di nuovo con Spazio Società Libera.
Ricordiamo di andare sul sito www.societalibera.org, in particolare per firmare l'appello per questa sesta marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, e poi chi può, chi vuole, chi ha piacere, il 19 ottobre a partire dalle ore 17 appuntamento a Piazza Bocca della Verità a Roma, proprio per partecipare fisicamente a questa sesta marcia. Vincenzo, io ti ringrazio come sempre, ti saluto, grazie, e ci sentiremo presto, e un saluto a tutti i nostri web ascoltatori. Grazie, buonasera.